come si presenta la spiaggia di Bussana. Qui il mare ingrossato ha portato sul litorale ammassi di legni e una gran quantità di detriti ed ogni sorta di rumenta. Un litorale diventato una pattumiera. A preoccupare non poco non era presentato dalla quantità di detriti trasportati dalla corrente del mare, quanto dai vari oggetti di uso quotidiano e prettamente domestici che sono abbandonati sulla spiaggia. Un gesto che illustra una scarsa educazione alla salvaguardia del territorio, ma che porta con sé conseguenze devastanti. Le microplastiche contenute nella maggior parte dei rifiuti, infatti, vengono ingerite da pesci e molluschi che poi consumiamo a tavola. Invece a Portosole di Sanremo la forza della mareggiata ha sfiancato un muro sulla banchina dell'approdo e la zona ora è off limits e resterà chiusa fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza. Anche qui si sono accumulati i detriti portati dalle onde, mentre i danni all'asfalto sono ben visibili. Oggi però a farla da leoni sono stati i surfisti provenienti da ogni parte d'Italia e dalla vicina Francia che a Sanremo hanno cavalcato l'onda giusta. Eccoci, buongiorno, buona vigilia di Natale. Domani sarà il Santo Natale, ma noi oggi vi vogliamo fare i primi auguri di questo periodo di festa qui da questo cantiere. Lo riconoscerete, l'avete visto tante volte, è il cantiere del Ponte per Genova. Qua sopra le nostre teste correva, ahimè, il Ponte Morandi, crollato nell'estate dello scorso anno. E adesso siamo qua e siamo a lavorare anche nel giorno del 24, si fermerà solo domani, poi 26, 27, 28, 29, 30, 31, questo cantiere lavora sempre, 500 persone ininterrottamente lavorano per ridare a Genova nei tempi stabiliti questa opera straordinaria, tra l'altro bellissima, disegnata da Renzo Piano, come sapete. Vedete quanti piloni sono già stati costruiti, vedete già gli impalcati su cui correrà il ponte, quella specie di chiglia di una grande nave come l'ha voluto Renzo Piano, anche per ricordare ovviamente le tradizioni marinare della nostra città. Il 27 salirà un altro di questi che si chiamano impalcati, ora lo stanno montando là, come vedete, vengono aggiunte quelle due alette laterali che devono essere saldate al corpo centrale e poi dal corpo centrale viene portato su con queste gru che portano decine e decine di tonnellate in quota e viene ancorato ai piloni. Di là vedete già, da questa parte venite, gli altri pilastri di levante che stanno crescendo e andando a ricongiungersi con quello grande svincolo che è l'autostrada che porta a Milano. Questo è il cantiere del Ponte Morandi, vedete ci sono gli uomini in cantiere, gli uomini di pregio della società per Genova. Stiamo lavorando tutti i giorni per rispettare i tempi. È stato anche l'autunno più piovoso della storia della Liguria, degli ultimi 60 anni, e lo sapete quanti guai abbiamo passato e non pochi li hanno passati anche in questo cantiere, quindi stiamo correndo per recuperare il tempo perduto. L'impalcato che doveva salire ad esempio venerdì scorso, c'era l'allerta rossa, salirà il 27, quindi ovviamente si accumula qualche giornata di ritardo, ma che tutti noi contiamo di recuperare poi nella primavera, quando il tempo ovviamente migliorerà e ovviamente con lo sforzo di tutti. Volevo semplicemente farvi gli auguri di Natale di qua, perché è diventato il simbolo forse della tragedia più dolorosa che l'Italia ha vissuto negli ultimi anni, e ricordiamo tutti i parenti, 43 morti, 43 famiglie che hanno avuto un lutto inspiegabile, per cui chiediamo tutti i giorni giustizia e verità, ma credo che sia il modo migliore per ricordarli anche facendo come si deve il proprio lavoro, e qui lo stiamo facendo. Sotto questo ponte nascerà poi un parco, nascerà un parco che ricorderà anche quelle 43 vittime e le loro famiglie, alcune delle quali abbiamo incontrato accendendo l'albero di Natale che le ricorda pochi giorni fa. Bene, questo è il simbolo del dolore, ma anche il simbolo del riscatto e della rinascita della nostra città, e non solo della nostra città, anche del nostro paese. Non era scontato, ci sono ancora qualcuno che ogni tanto tende a gufare un po' su questo ponte, come se non
fosse un dispetto a Toti o a Bucci il fatto che questo ponte non arrivi nei tempi, nei modi, con l'efficienza e l'efficacia che abbiamo dimostrato. Non è così, questo è un lavoro che riguarda l'Italia, l'orgoglio italiano, la capacità italiana, che riguarda tutte le istituzioni, che riguarda tutti i cittadini. Dobbiamo chiuderlo in tempo per dimostrare che l'Italia non è solo il posto dove crollano i ponti, è anche il posto dove i ponti si sanno, si possono e si devono costruire nei tempi. Quindi, se tutto questo avverrà, e io sono certo che avverrà, sarà stato un buon Natale di lavoro anche questo, avremmo dedicato queste ore, magari tanti operai che sono qui, li ringrazio, sottrarranno qualche ora alle loro famiglie, ma avranno contribuito ad un'impresa storica e anche al riscatto di un intero paese, di un'intera nazione. Ragazzi, per ora, primo buon Natale, ci vedremo a lungo perché la mia giornata continua, poi andremo a fare tutte le verifiche negli ospedali perché i pronti soccorso siano pronti ad accogliere chi eventualmente ne avesse bisogno anche in questi giorni difficili, ma volevo cominciare la vigilia di Natale qua con gli operai di questo cantiere perché è un pezzo importante della storia recente di questo paese e anche un pezzo importante, come ho detto, del suo futuro, se tutti saranno in grado, come io credo, di fare il proprio dovere fino in fondo. I primi auguri di Natale, ci sentiamo presto. Antonio Bissolotti, vicepresidente di Liguria Popolare e responsabile provinciale di questo movimento che guarda tutta la Liguria e guarda già al nuovo anno, Bissolotti, perché state per preparare gli stati generali, quindi insomma momento di auguri di Natale ma anche di pensare al futuro. Sì, diciamo che in provincia di Imperia Liguria Popolare ha un mese di vita, diversamente dal resto della Liguria, dove in consiglio regionale abbiamo due consigli regionali che sono Andrea Costa e Gabriele Pisani. Ci stiamo preparando ad accogliere il 2020 con grandi prospettive, arriveremo alle regionali del maggio prossimo, ovviamente per la conferma di Giovanni Toti come governatore della Liguria, che secondo noi ha amministrato in maniera egregia. E chiaramente noi siamo un nuovo soggetto politico, soprattutto per l'imperiese, siamo l'unica lista civica della coalizione e prepareremo adesso per il 19 di gennaio, che è una domenica, mattina al Teatro Cinema Centrale, questi stati generali del nostro movimento, dove tratteremo due temi particolarmente importanti per la Liguria, che sono il turismo e soprattutto le infrastrutture. Verranno a parlare di questo argomento molto importante il governatore Toti, il sindaco di Genova Bucci, l'ex viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, verrà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, verrà l'assessore Berrino per Fratelli d'Italia e tanti tanti altri ospiti, perché chiederemo un impegno e prenderemo un impegno molto forte perché il 2020 sia finalmente un anno nel quale la Liguria metta mano veramente alle sue infrastrutture. Chiederemo anche probabilmente che il governo finalmente decida, il Parlamento, una legge speciale sulla Liguria, perché ormai è chiaro che è un territorio che ha troppi problemi, da solo con le forze non potrà intervenire. Speriamo che il Paese capisca l'importanza della Liguria e dia i finanziamenti giusti per far fronte alle tante emergenze. Insomma, una convention, Bissolotti, che è aperta a tutta la coalizione, non è solo di Liguria Popolare, visto il tema si coinvolgono tutti. Sì, noi crediamo profondamente nella squadra, li abbiamo già fatti qualche mese fa a Genova e tutte le volte noi invitiamo gli alleati della coalizione, perché è giusto che tutti parlino, perché crediamo solo che nella forza della squadra si ottenga un grande risultato. Ci ripresenteremo sicuramente con questa formazione alle regionali, sappiamo che la coalizione è fatta dalla Lega, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, dal partito Cambiamo del governatore Toti e da Liguria Popolare. E quindi nelle nostre convention, nei nostri incontri e quindi nei nostri stati generali daremo giustamente spazio anche loro per le tante competenze che anche gli esponenti dei partiti alleati hanno nei vari settori. Sì,
Signor Sindaco, momento di auguri, momento anche di riflessioni, quello del Natale, poi vabbè, più in là nell'approssimarsi verso l'anno nuovo. E allora qual è la riflessione che si sente di fare a titolo personale da amministratore anche verso i cittadini che ci ascoltano? Che il momento è difficile in Italia, è difficile in Europa, è difficile nel mondo. E quindi anche Imperia risente della crisi economica che c'è. Stiamo facendo di tutto per rilanciare questa città in un momento congiunturale complicato, riaprendo cantieri, garantendo un possibile sviluppo turistico più forte, di qualità, con la pulizia della città, il riordino delle strade, le scogliere, una sistemazione di accoglienza, di arredo e di decoro, di illuminazione della città che possa esaltare le caratteristiche di una Imperia che è bella, che ha enormi potenzialità e che deve essere rilanciata. Questo lo stiamo facendo con grande impegno e sono molto lieto di avere una squadra di collaboratori, assessori, in particolare consiglieri e dirigenti, che stanno mettendo tutto loro stessi insieme a me, con amore e con passione, per dare una prospettiva migliore, un futuro migliore alla nostra città. Senta, poco dopo il suo ingresso in comune, una delle prime notizie che divulgò fu quella di aver, ahimè, trovato tanti debiti nei cassetti. Poi la notizia importante della Corte dei Conti, che in pratica ci disse che Imperia è salva perché era stato accettato il piano di riequilibrio. Cosa vuol dire? Che insomma sotto l'albero di Natale qualche regalo c'è? Sì, perché la situazione economica era disastrosa, con più di 10 milioni di debito fuori bilancio, con delle responsabilità pesanti, il rischio quindi del fallimento del comune, scritto più volte dalla Corte dei Conti, e quindi abbiamo riacciuffato per i capelli una situazione di fallimento. Abbiamo messo ordine in casa, che è la prima cosa da fare, nei conti, nella gestione delle spese, nel modo in cui si spende, nella riduzione dei costi, nel far pagare gli evasori che non pagavano e non aumentare le tasse. Prospettiva di questo quinquennio sarà di ridurre le tasse comunali. Siamo riusciti, nonostante l'emergenza, con il taglio delle spese e facendo pagare coloro che non pagavano, a tenere i conti in ordine. Siamo stati a tempo di record, approvati dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti come piano di riequilibrio e di risanamento delle casse. Il vicecomandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Imperia, Alessandro Giribaldi, intanto con piacere facciamo gli auguri di Natale a lei e a tutti i nostri pompieri, ma così alle forze dell'ordine, ai volontari della protezione civile, a tutte le persone che nel Natale non solo lavorano per garantire la nostra sicurezza. Di lavoro in questo periodo ce n'è stato, ahimè, purtroppo tanto dal punto di vista del soccorso tecnico. Il punto della situazione, dottor Giribaldi, qual è? Fortunatamente gli interventi di soccorso al momento sono terminati. Chiaramente ci sono stati dei momenti estremamente difficili da gestire, in quanto le forti piogge hanno provocato vari danni e sono stati anche numerosissimi gli interventi per frane, ma soprattutto anche per salvataggio di persone. Quindi grazie alla professionalità dei miei uomini veramente siamo riusciti a gestire la situazione. Chiaramente quando poi la situazione è diventata molto molto più gravosa abbiamo fatto anche intervenire i colleghi addirittura dalle altre regioni, è arrivata la colonna mobile dal Piemonte, dal comando di Torino e dall'Emilia Romagna, dai comandi di Piacenza e di Reggio Emilia. Fortunatamente poi le piogge hanno terminato e siamo riusciti a chiudere tutti gli interventi che avevamo in coda, ma è stato un momento veramente difficile dove non ci siamo fatti mancare nulla, compresi anche due incendi in piena alluvione, due incendi di garage.
Ecco, quindi appunto bisogna mettere in conto che oltre all'emergenza maltempo avete dovuto gestire, chiamiamolo l'ordinario, cioè quello che può accadere tutti i giorni, con appunto la lungimiranza anche di chiedere rinforzi, perché insomma sappiamo che i numeri, diciamo che non avete esuberi, mettiamola così. Beh, abbiamo gestito con le risorse ordinarie, con richiamo orario straordinario del personale che era di turno libero, però chiaramente quando gli interventi salgono di numero e sale anche comunque quella che è la gravità degli interventi, c'è bisogno e siamo organizzati in questo modo, abbiamo l'opportunità di far arrivare le colonne mobili dalle altre province, se non addirittura dalle altre regioni. In questo caso sono arrivati proprio da fuori, dall'Emilia Romagna e dal Piemonte, in quanto chiaramente l'allerta rossa era a livello regionale e anche gli altri comandi si sono trovati a gestire situazioni simili, sebbene che l'Imperiese probabilmente è stata la zona più colpita da queste ultime ondate di maltempo. Beh, a questo punto speriamo chiaramente in un Natale di tranquillità, di pace, di serenità per tutti voi, per tutte le persone che lavoreranno anche nei giorni di Natale, poi di Capodanno, a favore della sicurezza dei cittadini. Insomma, tanti auguri anche a voi. Grazie mille, contraccambio con piacere gli auguri a tutti quanti, veramente con la speranza che il Natale e questo periodo festivo sia un periodo tranquillo, senza interventi particolari da fare, sapendo comunque che noi ci siamo 365 giorni l'anno. Buon Natale, carissimi amici, entro nelle vostre famiglie, ormai siamo prossimi a questo meraviglioso giorno in cui Dio diventa uno di noi, l'Emanuele, ed entra nella storia per essere il Dio con noi. Ed entra come la grande speranza che ci permette di cambiare la visione che abbiamo delle cose, ci permette di avere una visione speranzosa, di avere una visione ottimistica della realtà, perché ci aiuta a capire che Lui è con noi e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Nascendo come piccolo bambino nella povertà di Betlemme, adotta uno stile che è quello dell'abbassarsi umilmente e del servire amorevolmente, stile che connoterà tutta la sua esistenza terrena fino alla morte di croce, fino poi all'esplodere nel mattino della risurrezione in una vita straripante che ancora ci raggiunge e ci rende capaci di essere proprio come è stato lui, umili e servi dell'umanità. Vorrei augurare a tutti voi un Santo Natale. In particolare ricordo i nostri ammalati, i nostri anziani, coloro che vivono situazioni di fatica, di difficoltà, le famiglie che in questo momento stentano ad andare avanti quotidianamente per le problematiche economiche che ci attanagliano un po' tutti. Vi auguro un Natale buono, che il Signore possa farsi sentire vicino a tutti noi e possa aiutarci ad avere uno sguardo carico di speranza. Vi benedico tutti. Con cuore, il vostro pastore, il Vescovo Guglielmo. Di qua ti fa male? Sì. No, dai, tutto a posto. Mancano 2 ore a Natale, ragazzi. Un po' di più. Auguri anche a lei. Non sono gli alberi a fare il Natale. Sono le persone. Buone feste da Conad. Puntato per noi un germoglio dalla radice di Jesse, un virgulto è germogliato dalle sue radici.
queste parole di Isaia tratte dall'Antico Testamento sono il fulcro dell'allestimento del presepio al Monte Calvario 2019. La Sacra Famiglia è posta al centro della scena presepiale sotto ad un albero. Il virgulto, germogliato dalle radici di Jesse, è proprio lui, Gesù, il Salvatore, colui che è venuto al mondo per salvare tutti noi, suo popolo. Egli è la fioritura, la pienezza della stirpe di Jesse. L'albero, illuminato dalla luce divina, sparge attorno a sé i suoi luminosi raggi e squarcia le tenebre della notte circostante, ad indicare che la luce portata al mondo da Gesù non si potrà mai estinguere. Tra le più importanti novità di quest'anno vi sono senza dubbio i nuovi splendidi mantelli dei Re Magi, che la consorella della Confraternita della Santissima Trinità, Fulvia da Petto, ha sapientemente cucito a mano. Una delle peculiarità del presepio al monte è la presenza dei famosi Santons à Billet, statue in terracotta nate in Francia all'inizio del XIX secolo e vestite con particolari stoffe pregiate tipiche della zona della Provenza. Attorno alla Sacra Famiglia al mondo brulica di vitalità ed energia, molti i lavori e i mestieri che si possono osservare. Il falegname, la sarta che vende le stoffe mentre una donna tesse al telaio. L'anziana signora vende le panisse dal suo banchetto. Sotto al portico il panettiere sforna pani e pizze durante la notte. Il pescatore espone i pesci freschi appena pescati. Nelle fasce, importante novità di quest'anno, i contadini che coltivano gli orti, da cui raccolgono cavoli, zucche, carote e insalata. Poco lontano, i pastori con le loro pecore si ristorano nei pressi del lago, accendendo un fuoco. Dinanzi al frantoio, i contadini usano la chitarra, strumento utilizzato nelle nostre zone, separando le foglie dalle olive, che verranno in seguito messe nella macina per essere frante. Un ragazzo che vende ceramiche preziose mostra i suoi prodotti a una nobildonna interessata all'acquisto. Il pastore vende i suoi formaggi freschi su di un carretto. Poco distante, due donne chiacchierano tra una commissione e l'altra. Sul lato destro possiamo trovare una nuova casa. Al primo piano la locandiera serve ai propri avventori pasti succulenti, mentre una signora rientra in casa dopo aver fatto le compere al mercato. Al piano superiore, sul terrazzo, un signore legge il giornale mentre la moglie sbatte la tovaglia dalla finestra. Una volta scesa la notte si potrà osservare una signora che va a letto nella sua stanza posta sopra la locanda. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying.
Sopra, all'interno del presepio, volano gli angeli che, cantando la gloria di Dio, annunciano al mondo la venuta del Salvatore. Il presepio al monte è stato allestito nel coro del santuario di Santa Croce in Monte Calvario da Raffaele Feo e Gianluca Ascheri con l'aiuto di Marino Ascheri. Sono stati utilizzati materiali quali segatura, terriccio, ghiaia, polistirene, bratta di caffè, das, cortecce di albero, rami di rosmarino, laste di ardesia. Il presepe sarà aperto nei giorni 25, 26, 28, 29, 31 dicembre e 1, 4, 5 e 6 gennaio dalle ore 16 alle 19. Qua ti fa male? Sì. No, dai, tutto a posto. Mancano 2 ore a Natale, ragazzi. Mettiamo un po' di più. Auguri anche a lei. Non sono gli alberi a fare il Natale, sono le persone. Buone feste da Conad.